pareggio con l'Empoli, quella rete siglata da Vlahovic al 50esimo nulla ha potuto, e peraltro volevo condividere con te un dato interessante: 12 le reti che finora Vlahovic ha buttato nello specchio della porta e le ha anche concretizzate, 6, quindi la metà sono avvenute proprio nell'ultima parte del mese, 4 le ultime partite, quelle di gennaio. Sì, ma Vlahovic è sicuramente in ripresa, è uno che finalmente la Juventus ha ritrovato, quindi lui poi ha anche giocato bene l'altra sera, cioè bene tra virgolette, perché tutta la squadra non è che si è espressa al massimo. Però io sono assolutamente deluso da questo pareggio, non me lo aspettavo, ma non mi aspettavo nemmeno di perdere un giocatore dopo 14 minuti, perché poi la partita ruota tutto attorno a quell'episodio. E quindi non me lo aspettavo, e poi adesso sicuramente discuteremo sul VAR, eccetera, però ha ragione Emilio Targia. Cioè, anch'io mi sono subito ricordato di Sassuolo e subito ricordato Marassi. Per carità, io sento poi gli esperti del VAR in televisione che dicono vabbè, ma se li avevano sbagliato perché devono continuare a sbagliare? Certamente, però guarda caso. Guarda caso, aspetta un attimo. Un conto è che tu sbagli in maniera parcellizzata nei confronti di tutti. Qui si è sbagliato in Sassuolo Juve, si è sbagliato in Genoa Juventus, e adesso si torna all'antico sempre con la Juventus. Alla fine la Juventus cornuta e marziata. Posso dire una cosa? Secondo me, ragazzi, Marcello è troppo intelligente da non capire che se limitiamo la lettura del pareggio della ma era un episodio. Io non ti spingere sempre oltre a quello che io volevo pensare. Non mi hai fatto finire. Io non sono stato aggressivo, sto dicendo che non possiamo far finire tutto lì all'espulsione di Milik, che ci stava chiaramente, la partita della Juve, perché purtroppo bisogna anche dire, nessuno ha il coraggio di dirlo, io lo sto dicendo da sabato sera, che Allegri, per poter gestire tutta la sua rosa e soprattutto non far cadere in depressione Milik, lo ha messo in campo al posto di Ildiz. Ha fatto un errore. Non è colpa di Allegri se Milik fa quella scelta. Però dopo tu vai in vantaggio intorno al 50esimo. È chiaro che ti aspetti una reazione dell'Empoli. Che cambio fa Allegri? Toglie Miretti e mette UEA e continua a giocare 3-5-1, appiattendo la squadra in modo incredibile. Perché? Sì, ma perché tu lì non hai messo Ildiz in modo tale che potevi giocare 3-4-1-1? Ildiz stava più vicino a Vlahovic con le sue giocate e la sua fantasia avrebbe messo, ma non sarebbe Allegri, se no. Io voglio cambiare discorso, voglio dire un'altra cosa. Ma perché invece non diciamo agli attaccanti che è cambiato il calcio, è cambiato il mondo, è cambiato tutto, e di stare più attenti che a centrocampo entrare con la gamba così, e non si può, lo diciamo a Milik, lo diciamo a Simeone che l'ha già ammonito, diciamo che è cambiato il calcio, non è un problema nostro, è un problema che hanno cambiato il calcio, non si può più entrare in quel modo. Ma quello è ovvio, però al 14esimo minuto, ma che serve? Questo voglio dire. Poi quando è entrato Ildiz, avete visto che era molto bravo, ragazzo, pronto. No, ecco, io ho detto questa cosa perché Allegri è chiaro che aveva un obbligo, tenere tutti i giocatori pronti, e Milik si stava deprimendo perché non gioca mai, Ildiz ne aveva fatte 6 da titolare, però secondo me ha sbagliato mossa, ecco, il senno di per poi me è successo anche qualcosa tra Ildiz e Allegri, perché da come lui ne ha parlato in conferenza stampa e come ne ha parlato in mix zone quando è stato punzecchiato su sta cosa, mi sembrava che qualcosa fosse successo prima della ha detto non l'ho visto concentrato, però secondo me il classico atteggiamento non ha detto solo questo, che quando è andato in mix zone, perché quello l'ha detto in conferenza stampa, in mix zone sono tornati i colleghi a parlargli di Ildiz. Mi ha detto, te le è piaciuto il Diz? Sì, mi è piaciuto per quei 10 minuti, mi è piaciuto anche come è stato in panchina. Ecco.
e se n'è andato. Allora, da lì ho capito che era successo. Abbiamo qualcosa. Capito, adesso io voglio sentire i nostri talent, così, però, esprimerci su questo. Però c'è una new entry, un nostro nuovo ospite, oh yes, vero? Abbiamo da Milano, credo in Puglia, non lo so, in collegamento comunque, e vi dico che i suoi colori che predilige sono un allegro, quelli... felice. Allegro avrei proprio escluso l'aggettivo delizia. Allegro, avrei detto più inzaghesco, qualora esistesse un attributo di questo genere. Nerazzurro, stavo dicendo Michele Borrelli. Ciao Michele, benvenuto. Ciao, ciao Vittoria, ciao Maurizio, un caro saluto a tutti. Intanto dovete capire che io ho tre Marcello Chirico qua, uno di fronte, l'altro alle spalle, ecco. E l'altro... Positivo, certo. Ma quello alle spalle se l'è messo da solo. Ti rivedi in classifica, ti rivedi in classifica praticamente, è un altalenarsi continuo. Io Vittoria prendo spunto da Allegri, allora faccio come il cavallo con i paraocchi e guardo solo avanti verso la prossima partita senza vedere a destra e sinistra e alle spalle. Allora, prima di venire da te Michele, io voglio sentire i nostri talent, ossia Marco, Gioia e il Pampatosa. Insomma, in questa sfida, secondo me questa sfida è diventata qualcosa di più del campo di calcio, o sbaglio? No, la realtà si rischia, ma succede sempre così, che poi un campionato che si sta rendendo bello per bravura di tutte e due, sia di Inter che di Juventus, si sposta al di fuori del campo. Meno male che tra una settimana c'è lo scontro diretto e magari si può azzittire qualcosa, però sta succedendo tanto. Io ho visto la partita della Juventus con l'Empoli, secondo me, nonostante rimasta in 10, ha fatto una buona gara. I cambi poi ci possono stare o non stare. Io ho sempre molta fiducia negli allenatori, perché è facile stare seduti e poi giudicare dopo. Io l'ho vista un po' impaurita, ma sì, non so se anche tu l'hai vista. Sai, rimani in 10, hai fatto tanto per recuperare. Ma con l'Empoli, ragazzi. Rimani in 10 dopo un quarto d'ora. Le difese d'ufficio degli allenatori non vanno bene, però, Marco. Guarda che gli allenatori sono pagati tanto e... Lo so, però non stanno lì. Cioè, io non credo che Allegri volesse fare queste scelte per non vincere la partita. Cioè, conosco Max da una vita. Nessuno, quindi, però si può dire che ha puntato molto, secondo me, nella voglia di Milik di farsi vedere, che per grande generosità ha fatto quella scivolata che è diventata pericolosa, ha messo in difficoltà la squadra. Perché Milik ha sbagliato tutto nei primi 14 minuti. Voleva strappare è stato un po' un fallo di frustrazione subito. Ha subito la pressione, Emilio. No, mi veniva in mente Lidl, ma che diceva, come tanti di voi ricorderanno, che è un po' un assurdo, ma Lidl sapeva quello che diceva, che in 10 in teoria, in pratica, però si può giocare meglio se si ha una solida organizzazione e un progetto di gioco. Io so che Allegri fa un po' fatica avere un progetto di gioco nel senso etimologico. Vabbè, però alla fine la Juventus non ha rischiato di perdere. La Juventus ha fatto la partita che doveva fare, è andata in vantaggio. Arriviamo. L'ha pareggiata per una grande giocata di Baldanzi, che va sottolineata pure quella, perché sennò Baldanzi è un talento del nostro calcio e non viene mai preso in considerazione. E ha provato poi, nonostante tutto, anche a rivincere in 10 per 75 minuti. Non volevo essere polemico, volevo essere, come dire, problema, capito? No, cioè, sì, Lidom diceva queste cose, ma il calcio andava a 2 all'ora. Però quella ragazza come rimane? Io vorrei, mi piacerebbe, rimane perché ha detto il grande Lidom, però il calcio andava a 2 all'ora, il pallone pesava 600 kg, non si può dire così, con tutto il rispetto. Oggi si va a 3.000, il pallone è leggero, la fatica fisica è altissima, i ricci sono altissimi. È stato fatto quello che è stato fatto. La Juve, secondo me, ha fatto un'ottima gara. Però stai giocando contro l'Empoli, con tutto il rispetto. Esatto, però Marco. L'avvocato Stai giocando in casa contro l'Empoli. Ma ha fatto la partita che doveva fare. Chi vince lo scontro diretto? Dopo che è rimasto in 10, dico. Dopo che è rimasto in 10, secondo me sì. Cioè, è chiaro che l'Inter è in grande crescita. Ha giocato con la Fiorentina, ha faticato nel secondo tempo, ma gli mancava un terzo di squadra, voglio dire, non è da trascurare questo. Però credo che
lo scontro diretto sarà decisivo per la vittoria. E io voglio andare subito da che citi i numeri, no? Dici 50 gol, 40, no, ma... cioè tutte queste belle statistiche. Poi alla fine uno va a vedere l'almanacco, va a vedere dire, ma scusa, l'anno scorso, per un Reninca Inter che ha vinto due coppe, la Supercoppa. Però io mi ho interrotto. Allora l'almanacco però, Marcello, i derby, l'Inter li ha vinti col Milan, vincendo una Supercoppa italiana, non c'entrava il campionato. Ha vinto le due semifinali di Champions e ne aveva aperti 20 anni prima, quindi per la prima volta l'Inter di Rossi sono altri, lo sai pure tu. Ha fatto la finale di Champions, tra l'altro a proposito l'hai persa, come l'ha persa la Juve, come l'ha persa la Juve. A proposito di Inter Juve, 8 finali su 10 vinte da Inzaghi, tra parentesi, allenatore che comunque è giovane. Con la Juventus è uno specialista delle vittorie con la Juventus, sia con la Lazio aveva vinto due coppe, una con Allegri e una con Sarri, adesso con l'Inter ha eliminato Allegri, anzi l'ha battuto in finale, non eliminato, in Supercoppa e in Coppa Italia, e poi l'ha eliminato pure in semifinale l'anno scorso nella serata in cui Allegri perse un po' le staffe. La partita è finita 1-1, l'ultimo Juventus è finito 1-1. E io credo che sempre questi numeri, lui fa. Ma andiamo numeri, avanti, però. Bravo, i numeri, le ultime due prestazioni dell'Inter ti gratificano o sei preoccupato? Allora, no, le ultime due prestazioni. Parlo di Supercoppa e ieri. Le ultime prestazioni dell'Inter ci hanno fatto vedere, rispetto per esempio al primo anno di Inzaghi, in cui l'Inter con Dzeko al posto di Lukaku era costretta ad andare nella metà campo avversaria, e quando a febbraio uscì con Liverpool ebbe un calo che pagò quel calo fisico, certo. Quest'anno l'Inter può mettere diversi spartiti, c'è l'Inter che aggredisce alta a Monza o con la Lazio, l'Inter che invece come ieri dice io non sono al 100%, magari la Fiorentina ha avuto 10 giorni, ho delle assenze, l'aspetto perché sono sicuro che Italiano verrà ad attaccarmi, in contropiede poteva fare anche due gol nel primo tempo, non solo il gol che ha fatto. Quindi l'Inter secondo me è cresciuta sia in consapevolezza sia in maturità, lo stesso Inzaghi è cresciuto, ma ha anche una rosa che quest'anno gli permette di variare di più lo spartito, e questo secondo me per vincere uno scudetto è importante, perché i 10 gol subiti in 21 partite sono la fotografia migliore della crescita dell'Inter di Inzaghi, perché l'anno scorso, ma anche due anni fa, l'Inter ha superato i 100 gol fatti, ma era nella fase difensiva, prendeva sempre la stessa tipologia di gol, o sbagliava le preventive, o andava troppo alto, a volte anche in modo presuntuoso perché giocava bene e si fidava troppo. Quest'anno è successo in casa col Bologna, le altre volte sempre attenzione massima, concentrazione e anche sapersi abbassare senza vergognarsi se la partita lo richiede o se le forze sono un po' di meno del solito. Come avete detto anche in studio, mi sembra l'avvocato, lo diceva l'avvocato Taormina, cioè ieri non era per niente scontato che con Frattesi, Aslani, Mkhitaryan l'Inter potesse anche, non dico fare la solita partita, ma... L'arbitro e il VAR erano scontati, perché come al solito abbiamo visto il solito copione, poi magari dopo Fabio... Ma questo lo vedremo qualcosa. Dopo! Dopo lo vedremo! Il VAR che dà un rigore contro lì, perché ieri l'ha dato il rigore contro lì. Andava anche ribattuto perché Danforth è entrato in area. Quando ci entra De Ligt... Non siamo sicuri che andava assegnato, ma siamo sicuri che andava ribattuto, forse. Questo lo vedremo dopo. Nico Gonzalez non l'ha concretizzato, ma a proposito di giocatori, a proposito di derby del 4 febbraio, vorrei andare da Carlotta, che sta capitanando la redazione di Sport Focus 24, perché abbiamo sia gli aggiornamenti su chi potrebbero schierare i rispettivi allenatori, e poi c'è una chicca di mister Allegri, perché fa dei paragoni interessanti. Esatto, allora intanto spero che lo screzio, se c'è stato tra Allegri e Ildiz, sia sistemato, perché c'è un'emergenza in attacco. Milik non c'è e Allegri può contare solo su Vlahovic, Ildiz e Chiesa, che ha recuperato, però comunque viene da un infortunio e non dovrebbe partire dal primo minuto, mentre ha recuperato anche Rabiot, che dovrebbe invece lui partire fin dall'inizio. Ma diciamo, io do un indizio un po' diverso, abbiamo parlato di numeri, io do un indizio social legato ad Allegri, che con i soliti siparietti questa volta ha detto: noi della Juve siamo Sinner mentre l'Inter è Djokovic. E ovviamente subito si è pensato: allora Sinner perderà la finale. Ha pure rischiato, esatto, erano tutti già pronti. Ma io allora do un indizio diverso, perché Sinner ha rimontato la finale. E se la Juve è Sinner, la Juve rimonterà l'Inter? Beh, con questa domanda credo che hai fatto svenire Borrelli, però va bene, insomma, ci sta,
Facciamo rispondere al Pampa Sosa. Ecco, può risponderci il Pampa Sosa, ma io credo che il Pampa Sosa in qualche modo già ci ha fatto capire cosa pensa. Eh sì. Allora, la battuta su Sinner, lasciamo stare tranquillo Sinner che ha dimostrato di essere un fenomeno. Esatto. A me quella che mi ha lasciato perplesso è quella che ha fatto qualche settimana fa, guardi e ladri, insomma quella dovrebbe far un po' riflettere in vista di questo derby che si giocherà questo weekend. Ma era una battuta. Io sono convinto che è una battuta, certamente, sì, Emilio. Battuta. Ma era una battuta che si poteva risparmiare. No, sotto no, che non ha pensato le cose. Non voluta, in questo caso no. Sappiamo che Scusate. Max è livornese, io ho giocato 6 anni a Livorno, i livornesi sono così, infatti poi l'ha detto, ma probabilmente il mio essere livornese non tutti possono coglierlo. Secondo me non c'era l'intento malizioso. Mi sarei divertito di più se si fermare alle lepre il cane, no? Si poteva fermare lì o all'incollatura. È una battuta, però poteva fare. Ormai è andata. La Juve come Sinner, la Juve forse più poteva fare meno. Allegri non lascia niente al cane. La battuta. Per me dico una cosa, come abbiamo detto, per me se l'è studiata. Ma non appunto. E non dipende dalla posizione in classifica. Perché ancora. Mamma mia, ancora! Ha quasi ragione Marcello, cogliti lo scudetto, vorrei, chiudi Michele. Michele, vai Michele. Ma non riesce a chiudere, non ce la fa. Per una serie di infortuni, tutti nel reparto difensivo, ma anche su una campagna acquisti che secondo me non aveva previsto a centrocampo un po' più di interdizione. Quindi Juve Inter sopra, Milan e Napoli sotto. Ma l'avevi già detto. Allora andiamo da Marcello. Devo dirti, Marcello, con tutta sincerità, che nonostante tu sia in uno sgabuzzino pieno di libri, Michele è un'enciclopedia vivente. Accetta. Ma lui vive lì, ma lui è bravo, mica io sto dicendo che non sia bravo, che non studia le cose, lui le studia molto. Io però francamente la matematica, le statistiche mi hanno sempre annoiato, cioè io andavo più per altre cose, andavo meglio in altre materie, quindi la matematica non era il mio forte, la statistica mi annoiava, lui invece la passione e va dietro i numeri, però dietro i numeri il fatto è che dietro tutti questi numeri bellissimi la sua Inter ha vinto dei trofeuzzi fino adesso, la sua grandiosa Inter ha vinto trofeuzzi e uno quest'anno che solitamente Simone Inzaghi portava in bacheca la Coppa Italia già fuori. C'è Marco Veglia che sta ridendo da credo 10 minuti, riparto da Marco Veglia. Marco, proprio 30 secondi e poi ci fermiamo per la pubblicità. Paci. Aspetta, Michele, è più bella di Inter Juventus stessa che ci sarà. Molto arrabbiato per il trofeuzzo, se fosse Fermati Michele, fermati. Ma ogni vittoria ha valore, non esistono coppette o quant'altro. Sì, ma Marco, per l'Uranica Inter, sai. Cioè, no, io torno a prima, magari se era soffermato sulla vittoria dei derby, però sono servite a poco, quindi appunto, quelle sono. Sono d'accordo con te. Il discorso si va a dipanare su due punti. Il primo punto è essenzialmente una serie di macchinazioni date comunque in passo alla stampa dal presunto arbitro, in cui ha parlato addirittura di 4-5 arbitri di Serie A in attività, pronti a denunciare delle irregolarità all'interno dell'AIA per quanto riguarda il sistema di promozioni e retrocessioni degli arbitri tra Serie A e Serie B. Cosa andremo a vedere noi oggi invece? Andremo a vedere una regola che fino a questo momento è parsa incontrovertibile ed oggettiva, che è quella del fuorigioco. Una regola che rimane tale se facciamo fede ai fotogrammi scelti dal sistema, ma che non è stato chiarito, almeno fino a questa sera, l'importanza dell'essere umano. Senza accusare nessuno così a vanvera e senza pensare al dolo, perché il dolo non ci riguarda, nel senso che è nella coscienza di ognuno e ognuno risponde alla propria coscienza. Noi vogliamo dire una cosa, ci è stato detto per 2 anni di fila, è stato detto a tutti, tranne a me perché l'avevo sperimentato e l'avevo già detto in trasmissione, che se c'era una cosa certa in tutto questo sistema del VAR e se c'era una cosa incontrovertibile, questo era il macchinario che decideva il fuorigioco. Non è vero.
Adesso, senza andare a scomodare il dolo, le colpe, la macchinazione, a noi questo non interessa, noi non facciamo di mestiere gli inquirenti. Scusa, allora, non dobbiamo fare gli ipocriti, prima cosa. Sì. Seconda cosa, i punti sono due. Uno è quello che riguarda il problema che tu hai adesso indicato, e cioè che, diciamo così, i frame possono essere presentati in un modo piuttosto che in un altro, e questo è un problema. Che naturalmente se lo presenta... Ma io aggiungo anche un'altra cosa, professore. Questo è una cosa che io credo che non potevano non aver previsto, perché è proprio l'ABC della televisione. Sì, ho capito. Aggiungo che in questo protocollo è fatto in maniera tale che questa cosa sia completamente dimenticata. Sì, ho capito. Quando invece è un problema molto importante. Sì, ma se tu dici, se tu esibisci un frame invece che un altro, o un frame in modo tale che non si capisca come sia stata la realtà effettiva, questo anzitutto parlare di buona fede o quant'altro è un po' complicato. E questa è la prima cosa. L'altra cosa, forse ancora più grave, ma non lo so se possiamo fare una graduatoria, l'altra cosa è che invece determinati, a seconda delle situazioni e a seconda dei rapporti tra l'arbitro VAR e l'arbitro di campo, venivano fatte le segnalazioni, sarebbero state fatte le segnalazioni in modo tale che l'amico non veniva indicato come autore di un possibile errore, il nemico invece veniva indicato. Questo è un altro poi effetto, e questo, questo ce è lo problema. Dice il giurista, cioè, è una cosa. No, ma dico, voglio dire, una volta per tutte, poi non parlo più, ma parlare di buona fede è veramente complicato. Ma io non ho parlato di buona fede, ho detto che io non entro in merito, non ho parlato né di buona devi entrare in merito, se io vuoi essere... entro nel merito, perché quello che possiamo vedere, e lo vedremo adesso, come si trasforma un possibile fuorigioco in un non fuorigioco, e viceversa. Andiamo a vedere. Allora, il primo episodio è quello che è stato portato ad esempio proprio nella testimonianza che vi dicevo prima, è il gol di Rabiot contro la Roma, quello che decide poi la partita con la Roma. Qui il pallone tocca il piede di Vlahovic, in questo momento la posizione è regolare. Poi vediamo che quando il pallone lascia il piede di Vlahovic, Rabiot è oltre. Quale frame è stato preso? È stato preso il frame al momento del contatto. Andiamo a vedere frame by frame. Eccolo qui. Eccolo qui, questo è il frame questo che è stato, il primo frame è stato preso è in esame. Che, e qui il pallone che è buono. Il pallone di Vlahovic. Quello che è stato dato per buono. Questo è stato dato per buono. Però qui c'è un vuoto. Il vuoto è sulla palla che viene prolungata da Vlahovic, che non la tocca una seconda volta, e quindi hanno applicato il regolamento alla lettera, ossia sul primo tocco di Vlahovic. Oltre al vuoto, però, la testimonianza è quella che però abbiamo detto finora. Se applicano questo regolamento alla lettera, vuol dire che se il primo tocco di Vlahovic dura un secondo e mezzo, il giocatore può stare in tribuna. Esattamente, questo è un vuoto che abbiamo individuato. Ma attenzione, perché il regolamento parla chiaro e quindi il gol non è da annullare, ma non è quello che stiamo dicendo oggi. Certo. Il fatto a noi non importa se era da annullare o non da annullare. Quello che stiamo dicendo è che aggiungo che per me questo regolamento è sbagliato e poi spiego il perché. Questo gol era da annullare per me, però ognuno ha le proprie opinioni. Il fatto è che il pallone è nella disponibilità di Vlahovic, sia nel primo ma che nel secondo. Ma è questo l'errore, la disponibilità è un tempo molto lungo. Allora conta nel momento in cui stoppo il pallone o, siccome il fuorigioco viene da un passaggio, viene nel momento in cui passo il pallone. Okay. Secondo il regolamento dovrebbe essere nel momento, per la logica dovrebbe essere nel momento in cui passo il pallone, è evidente. Andiamo avanti. Il secondo episodio riguarda la Juve contro il Verona. Nel senso opposto, però. Qui è stato annullato un gol. Qui è stato annullato il gol per irregolarità di Ken a livello di posizione, perché aveva mezzo tacchetto in fuorigioco sul passaggio di Brenner. Ricordo che fece arrabbiare Chirico in una Marcello maniera... Chirico, esatto. Te ne ricordi, ora, Marcello? Occhio perché qui forse... Va ricordato anche che... E adesso mi devo mettere la giacchetta alla Juventino per Devi! No, che i gol annullati alla Juventus per un fattore di millimetri credo che siano il record mondiale negli ultimi sono stati più anni. Di uno. Quelli di Ronaldo e quelli di Vlahovic. Sì, ma adesso noi non entriamo in merito. Morata. Noi stiamo dimostrando un'altra cosa. Tanto è vero che non abbiamo preso solo gli episodi della Juve. Abbiamo preso una serie di episodi qui, perché a noi non preme in questo momento dire è stata danneggiata la Juve, l'Inter, il Milan, la Roma. A noi interessa che quello che è stato passato dalla stampa, dai giornali, dalla federazione, cioè diciamo la dogmaticità
del fuorigioco, della dichiarazione del fuorigioco. Non è così, e lo dico da 2 anni e mezzo. Andiamo a vedere. Sì, però, stato anche... Maurizio, scusa, ma perché è assurdo annullare 2 volte il gol di Kane? Perché tu ancora fai vedere Rabiot che sta andando verso la porta e sta per tirare. Ti ripeto, io non faccio vedere Rabiot che hanno dato un gol alla Juventus sbagliato. Era per specificare. Ken addirittura stava andando verso il centrocampo, sono andati a vedergli il tacchetto. Questa è l'assurdità. Sono d'accordo con te, ma io quello che volevo far vedere è il punto di non è se è stato fatto un torto alla Juve o l'Inter o la Roma. Mi interessa dimostrare che è possibile sbagliare. Sì, perché qui Bremer nel primo frame Ken è in posizione regolare, nel secondo frame Ken è in fuorigioco. Ci fu un audio del VAR diffuso. Quindi qui è esattamente l'opposto di Rabiot. Esattamente. Viene calcolato l'altro. Quindi c'è una discrezionalità. Viene calcolato quello scelto dal sistema, ossia quando il pallone si sta staccando dal piede. Okay. Esatto. Ed è questo che ha fatto imbufalire, oltre a Marcello Chirico, anche altri opinionisti relativi al mondo arbitrale. Perché comunque è una linea talmente sottile tra ciò che è regolare e ciò che è irregolare da suscitare poi dibattito. Quello che vogliamo far vedere è esattamente questo, cioè cambia tutto e cambia nulla nel giro di un frame che l'essere umano può mandare indietro e può mandare avanti. Maurizio, posso aggiungere una cosa? Sì, però lo so che è un altro discorso, però mi preme tanto, batte su questo spesso anche qualche collega più canuto di me. Questa roba qui del VAR tradisce oggettivamente la regola con cui viene scritta, la regola del fuorigioco. Perché la regola del fuorigioco viene scritta non pensando ad un millimetro, ma pensando a una situazione di vantaggio. Millimetro. Ma sono d'accordo, è un'altra di quelle cose che io ho sottolineato. Che vantaggio la regola del fuorigioco perché è scritta? Viene tradita. Perché è scritta? Perché? Per evitare che una persona indebitamente occupi una posizione di vantaggio. E che quindi sia quando si parla di un millimetro, questo non c'è. Esatto. Allora, questo abbiamo un altro episodio. Episodio numero 3, che è quello più complesso, perché qui si parla, credo, di meno di un frame, ma si parla comunque della possibilità di spostare avanti e indietro la lancetta, come abbiamo detto, ed è il gol annullato a Pessina in Monza Inter. Pessina risulterà in fuorigioco di mezzo bacino, forse, mezzo fianco destro, ma qui al momento del tocco, quindi appena il pallone va a capitolare sulla testa di Caldirola, vedete che non dovete vedere l'ultimo difendente dell'Inter, ma quello attaccato all'attaccante del Monza, che è Bastoni, ci si trova sempre lui, poi tra l'altro in queste situazioni del VAR, sfortunatissimo, e che sembra qui tenere in gioco Pessina, quando in realtà il pallone parte poi dalla testa di Caldirola e si vede quindi che quando oltre, parte dalla testa e si vede è che fuori gioco, quando e questo arriva, è come quello di Kenna, questo è come quello di Kenna. È lo stesso caso strano di Rabiot, adesso non mi non cominciare con... Questo è ancora peggio. No, è uguale, un frame di differenza. Perché uguale. Qui abbiamo Bastoni che lo può tenere ancora in gioco. Ma esattamente, occhio. Però quelli che per un mezzo spalla sono stati annullati all'Inter... E arriva lui, immediatamente arriva lui. Il Perry Mason dell'Inter. Ma io non volevo accendere una lì, io voglio fare un altro ragionamento. E chiedo aiuto al professore. Chiedo aiuto al professore. C'è da dire che quindi qui c'è una soggettività di scelta, cioè sceglie l'uomo del VAR e non sceglie una intenzionale soggettività. Perfetto. Quindi è impreciso perché a seconda del Allora, come si potrebbe ovviare? Perché è facile parlare, sì, va bene, ma come lo risolvi? La luce. È semplicissimo luce. Come risolverlo. Sentiamo. E lo potevamo far vedere già da queste immagini. Basta che si fa una piccola variante del protocollo dicendo qual è il fotogramma da scegliere, ossia per essere sicuri di 2 cose, che vale per tutti, che è una cosa importantissima, e che soprattutto sia corretta nello spirito del fuorigioco che ci diceva Emilio. E lì sono uguali. Basta scegliere il primo fotogramma in cui dal momento del passaggio in poi c'è luce. Non ci sarebbe più possibilità di sbagliarci perché non siamo più nella fase in cui il giocatore l'ha protetta la palla, l'ha passata. No, nel momento in cui c'è il primo frame, quindi un 1/1000 di un 25esimo di secondo,
in cui il pallone si stacca dal piede. Ma chi la fa la scelta, scusa? La fa la macchina. Appunto. E la macchina no, la macchina... fa sicuro, no, non è semi automatica. No, no, cosa da precisare, no, scusami. Perché la macchina, cosa, scusa, perché la macchina? Perché la scelta macchina... fra i due frame chi la fa? La può fare la macchina tranquillamente, no, basta che la tari. Cioè dire c'è una cosa che secondo me non è chiara ancora. Il fuorigioco è stato introdotto, il fuorigioco semi-automatico, perché il primo frame, il primo impulso che arriva dietro al VAR, dietro alla macchina del VAR e all'arbitro in campo è quello scelto dalla macchina. Noi cosa stiamo discutendo? Il fatto che quel frame non è incontrovertibile. Non è incontrovertibile. Quindi può essere avanzato, spostato. Ma non è incontrovertibile avanti, in base all'operato umano. E in base all'operato umano. Esatto. Oh, quindi quello che dici poco, tu può essere poi messo in pratica se si lascia nel fuorigioco il 101% di potere decisionale alla macchina. Sì, ma con una regola precisa. Con una regola precisa. Si okay, sceglie quel fotogramma. Esattamente. E il discorso siamo, allineati. Adesso io faccio una riflessione finale. Il primo fotogramma. Il primo fotogramma nel momento in cui si stacca il pallone nel passaggio. Cosa che peraltro nel passato veniva fatto. Tra parentesi, qui c'è un'altra cosa che è brutta da vedersi. Ti fanno vedere il fuorigioco, ma non ti fanno mai vedere il momento in cui parte la palla. Per cui tu non sai che... Cioè, ed è fatto secondo me in uno spirito, preciso di non farti chiedere, di non farti dire di buona fede. No, non pormi troppe domande. In America, nel mondiale, mi sentite? Nel mondiale negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dovrebbe esordire il fuorigioco senza semi, cioè automatico e basta. Che cosa cambia? Che l'arbitro riceve direttamente la comunicazione perché il computer elabora tutte le possibilità. Sì, ma quando elabora il computer? Adesso ti dico un'altra cosa del computer che riguarda i sorteggi, per esempio, poi ne parliamo. Ecco, Luca. Bisogna che ci metti quello che ci metti nel computer. Quello che metti allora, diciamo, gli episodi per quanto riguarda lo storico hanno parlato chiaro e diciamo che è questa poi quella che noi chiamiamo in ogni puntata la grandissima svista, è questa qui, quella di oggi. Luca, fammi vedere Firenze, dai. Ci arriviamo, Marcello. Ci arriviamo. Diamo un consiglio per smettere di sbagliare di vedere. Vediamo quale. Consiglio ha dato all'arbitro l'immagine che ne pensa Amelia per vedere. Ti saresti arrabbiato se ti davano un rigore così contro. Quindi non è calcio di rigore. Arrabbiato? Non so che poteva succedere. Non è calcio di rigore. Questo non è calcio di rigore. Ma io non l'ho visto. Perché Sommer arriva prima semplicemente sul pallone. No, lì impatta. Nonostante un ex arbitro in una trasmissione televisiva importante si sia spersicato per dire una cosa che secondo me non sta in cielo né in terra, lo dico chiaramente, che è vero che è arrivato prima, ma la sua condotta era violenta. Non è così, perché ci sono due giocatori che vanno uno contro l'altro. E poi devi difendere il portiere, ma poi tra l'altro la condotta violenta, cioè lì impattano Nzola e Sommer, la palla ha detto pericoloso. Poi tra l'altro, correggimi se sbaglio, li puoi uscire solo in quel modo, perché se vai con la mano... Ma perfetto, ginocchio giusto, mano lunga. Allora io chiedo a Pappa Sosa che ne pensa del gol di Lautaro. Voglio andare però da Marcello, perché Marcello non sarà d'accordo. Immagino, perché nella vita non è stato mai d'accordo sulla un fischio favore all'Inter, figurati se non è una cosa dell'Inter, non sono mai d'accordo con voi. Incroyable. Quindi secondo te quello è rigore giusto? No, ma non doveva parlare il Pampa, fai parlare il Pampa, poi parlo no io. Ma io al Pampa gli voglio chiedere un'altra cosa, perché ho chiesto al portiere cosa ne pensa di questa uscita di Sommer. Posso chiedere anche a Emilio che ne pensa, se è rigore o no? Ma guarda, non è... Emilio non mi tradire, almeno tu, no, non mi tradire. No, però sai, la maggior parte dei rigori ormai, come sappiamo, sono quasi tutti elettronici, come dice Mourinho. Marcello, dobbiamo andare velocissimo, vediamolo. Un rigorino. L'ultimo episodio per quanto riguarda l'Inter era trattenuta di Bastoni su Ranieri. Sì, almeno questo. Da qui, da questo frame avremo pochi dubbi, no? Perché Bastoni non guarda mai il pallone. In realtà da qui
si è detto il contrario di tutto, ma Bastoni ha sempre gli occhi sul pallone e soprattutto l'ha trattenuto reciproca. Si gira quando il pallone l'ha passato. Una cosa è certa, puoi qui, stabilire che è rigore, ma non qui, che si sia disinteressato. Qui il VAR, vabbè, qui il VAR allora, aspetta, vabbè, allora aspetta che ci arrivo. Mondo all'incontrare, qui il VAR, qui il VAR non deve intervenire. Cosa dice Marco? Questo è rigore e è stato dato dopo il rigore perché questo era rigore. Qui il VAR non deve intervenire, ma si può dare calcio libero. Dobbiamo salutarci davvero. No, voglio sapere il Pappa Sosa che ne pensa del gol di Lautaro, era da fischiare o no il fallo sul gol di Lautaro? Il gol di Lautaro è regolare e mi sembra ingiusto, come dice Marco Amelia, il rigore fischiato all'Inter perché Sommer prende prima il pallone. D'accordo. E visto che c'è Luca Vano, dico che secondo me, visto che non ne ha parlato, per me era rosso per Pellegrini in Roma Salernitana, Salernitana Roma.